pure per me in Italia, un significato molto importante in questo momento, perché l'anno prossimo saranno 20 anni di storia della compagnia e della mia carriera da coreografo. Di solito si celebrano i 20 anni come un traguardo ottenuto, anche con molta difficoltà in questo campo. Io mi trovo a celebrare i miei 20 anni di attività, come una nuova nascita. Riprendere questa Giselle ha un significato molto importante per me, in questo momento in cui è nata una nuova collaborazione con dei nuovi produttori, con delle nuove condizioni totalmente inaspettate e nuove rispetto a quello che era la mia storia, ho voluto riprendere uno spettacolo che, aveva lasciato qualcosa di incompiuto per me, almeno nella prima edizione. Questa Giselle è il frutto di un nuovo incontro tra persone, in maniera particolare tra me e i miei nuovi produttori che hanno fortemente voluto che tornassi a creare un lavoro in Italia. La Giselle che noi andiamo a vedere non è la rappresentazione di una serie di fatti che in quel momento stanno avvenendo sul palcoscenico, bensì noi andiamo a vedere il ricordo che Albrecht ha di quella storia, miscelato a come la morale di quella storia influisce sul ricordo di Albrecht, cioè quello che andiamo a vedere è quello che è nella testa di Albrecht rispetto ai fatti che sono accaduti, e non una cronologia di situazioni o di avvenimenti che stanno avvenendo in quel momento reale. È un tuffo nel ricordo del protagonista maschile, che è poi il protagonista sul quale si applica la morale di Giselle. Quindi lo spettatore non sa mai esattamente se quello che vede è ciò che è realmente accaduto o se è come Albrecht continua a vederlo, come Albrecht ha maturato questo ricordo. Questa connotazione è abbastanza visibile forse nel secondo atto, quando Albrecht continua a vedere Giselle vestita in maniera regale su una via che la porta alla trascendenza, sebbene nella realtà dei fatti poi Giselle era prigioniera in un carcere femminile in questa versione. Questo gioco sulla psicologia è un gioco che mi è piaciuto tanto, che è una mia visione della danza che si è sviluppata soprattutto negli ultimi anni, in maniera particolare dalla mia esperienza americana, e che ho voluto trasportare in questa esperienza italiana. Sono stato molto fortunato perché, grazie ai grandissimi sforzi che ha fatto la produzione, posso collaborare con degli artisti di grandissimo spessore. Abbiamo deciso di trattare questa Giselle come se fosse un'opera teatrale o come se fosse addirittura un film, quindi nel momento in cui ci siamo seduti a pensare a chi potessero essere i protagonisti, io ho fatto di nomi di alcuni miei colleghi in realtà, di persone che hanno una carriera molto importante, che io vedevo bene in quella parte, quindi ho chiesto alla produzione di contattare dei personaggi che per bontà loro hanno accettato di imbarcarsi in questa avventura. Giselle è ambientata da Elisabetta. Io credo che Elisabetta sia una delle danzatrici più emozionanti che io conosca. Mi ha sempre emozionato, mi ha sempre coinvolto, non nascondo che è stata la mia musa degli ultimi anni. Probabilmente se non ci fosse stata lei, non avrei trovato il coraggio di affrontare un cammino in maniera così profonda, in maniera così radicale. E la cosa bella di tutto ciò è che ho scoperto ed ho ammirato
questa capacità emozionale di Elisabetta, conoscendola di più rispetto al lavoro e ai lavori che abbiamo fatto in America, quando anche lei lavorava con una compagnia di Molissa Felley, che non qui in Italia. Incrociai Manuel Vignol la prima volta mentre ero a fare delle prove al Cedar Lake di New York. Lui era un danzatore del Cedar Lake e ci incontrammo lì. Ci fu uno scambio di sguardi subito, questo in tempi non sospetti, e si stabilì subito un giusto feeling, anche un giusto modo interrogatorio l'uno nei confronti dell'altro. Ci siamo ritrovati a distanza di qualche anno, entrambi facenti parte della Faculty di Berry Dance, insegniamo tutti e due lì, e da là ci siamo conosciuti. È la prima volta che lavoriamo insieme. Io credo che Manuel sia il professionista, assolutamente. Difficilmente ho incontrato persone che hanno la storia e la carriera di Manuel e che si sono approcciate a questo lavoro con un'umiltà disarmante, di quella che veramente hanno soltanto i grandi, e non lo dico per retorica. È un grandissimo stimolo. È bellissimo dover lavorare con qualcuno a cui non devi insegnare nulla, cui tu gli chiedi una cosa e lui la fa esattamente come tu ce l'hai in testa. Questa per me è una, non voglio dire una novità, perché sono stato abituato a lavorare con danzatori, soprattutto in America, con danzatori di questo tipo, però diciamo Manuel ha una carriera molto importante alle spalle e normalmente da VIP di questo tipo. Forse ero abituato ad avere un certo tipo di comportamento diverso. Laccio inizialmente è stata una scommessa, cioè nel senso Laccio è uno dei coreografi televisivi e di un certo settore in Italia molto popolare, molto, molto famoso, molto in voga e veramente con tanto lavoro. C'era una parte di un personaggio inventato da me per la storia, che era questo Azrael, che rappresenta un po' il lato oscuro di Albrecht, che per me era perfetta per lui. Quindi rimase un po' perplesso quando ricevette la mia telefonata a luglio, perché in realtà ci conoscevamo ma non ci eravamo mai incontrati. E lui da subito si è dimostrato disponibile, una grandissima sorpresa per me e per la produzione. Ci siamo conosciuti poi a distanza di qualche mese, ci siamo incontrati all'Argentario, in un fine settimana che abbiamo passato insieme per una questione di lavoro, ma che abbiamo anche usato per conoscerci meglio e per capire se realmente lui potesse accettare la parte, e alla fine ha accettato. E sono veramente molto contento, sono entusiasta da vedere il risultato delle prove fatte con Laccio a Milano, perché anche lui ammette che comunque è un'esperienza nuova per lui quella teatrale. E credo che Laccio sarà veramente una bellissima sorpresa barra conferma per tutti quanti, per tutti. È stato per me fondamentale per la mia formazione, per la mia disciplina. Per la mia visione della danza è stato fondamentale coinvolgere nell'ensemble di questo spettacolo dei danzatori che studiano con me, dei danzatori professionisti che studiano con me. E io credo che sia d'obbligo rinnovare la fiducia a delle persone che per prime danno fiducia a te venendosi a formare con te. E ho voluto fortemente alcuni di loro, li ho proprio cercati a tutti i costi. Con loro abbiamo iniziato un lungo periodo, che è partito da giugno, un lungo periodo di formazione che ha attraversato tutta l'estate, un periodo molto duro.
E non sono mai stato così tanto orgoglioso di alcuni danzatori come quelli che hanno affrontato questa sfida. E loro sono il mio orgoglio adesso che andiamo in scena. Queste ragazze sono il mio orgoglio. Ho voluto fortemente fare uno spettacolo tutto al femminile, ci sono soltanto tre ruoli maschili e sono per i tre protagonisti, il resto è un cast fatto totalmente da donne, perché Giselle è una storia di donne, è una storia forse nemmeno tanto comune che appartiene a tante donne di tutti i giorni. È per questo che ho voluto un cast quasi interamente al femminile. Volevo poi dimostrarmi che in realtà era possibile fare un buon lavoro con delle danzatrici, dopo che per anni sono stato identificato come il coreografo degli uomini. Credo che un coreografo riesce a fare un buon lavoro se è supportato in maniera produttiva, nella giusta maniera, se ha qualcuno che propelle il suo lavoro, non che semplicemente gestisce. Per poterci permettere questo sono stati fatti dei grandissimi sforzi economici, inimmaginabili credo per me, per ottenere un cast di questo genere e per poter lavorare in queste condizioni. È l'inizio di una nuova fase, di una nuova avventura che vorrei non si sviluppasse soltanto in America o all'estero. Vorrei fortemente che riuscire a realizzare qualche cosa qui in Italia. Questo lo spero con tutto il cuore. Anche perché si sono create delle sinergie totali, cioè delle collaborazioni trasversali molto importanti, come per me ormai fondamentale quella del rapporto danza, arti visive, coreografia, fotografia e videomaking. Io credo che nella fattispecie avere una grandissima spinta di energia per tutti quanti noi è stata data da chi in questo momento è al di là dell'obiettivo, da Pier André. Credo fortemente che questo spettacolo non sarebbe stato lo stesso senza Pier André. Sono fortemente convinto che in un'era dettata dalla filosofia di massa del share, condividi, mi piace, credo che la condivisione delle arti in questo momento sia fondamentale. Per me aver avuto qualcuno che scattasse tutte quante le prove, che seguisse tutte quante le prove in maniera così approfondita, in maniera così integrata con la mia visione dell'arte è stata fondamentale. Questa interattività delle arti è stata alla base del risultato, il continuo confronto tra video, coreografia. Cioè, non nascondo che molta della visione di Pier André nel fotografare ha influito su alcune mie scelte anche in termini registici. D'altronde il percorso del coreografo, del regista di solito è sempre tendenzialmente in solitaria, anche se si ha il supporto di tante persone, però il percorso artistico è assolutamente un percorso in solitudine. Questa esperienza è fortemente integrata, osmotica, con l'esperienza fotografica, è stata per me un grandissimo, validissimo aiuto. Credo da questo momento indispensabile nella mia carriera.